Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi non sono a Shenyang ma sono a Changchun. Changchun è una città più a nord di Shenyang, nella provincia di Jilin, ed è la capitale di questa provincia. Fatto molto curioso, in questa provincia, ovvero la provincia di Jilin, c'è una città che si chiama Jilin, che però non è il capoluogo. Cosa ancora più particolare, questo è l'unico caso in Cina dove una città condivide con la provincia lo stesso nome. Adesso sto andando verso un centro commerciale. Questa è la seconda volta che vengo a Changchun, però ora la sto girando a piedi, quindi posso farmi un'idea un po' più specifica. Come primo impatto posso dire che, allora, numero uno, non ci sono biciclette per strada, e questa è una cosa che, abitando a Shenyang, è molto particolare non vederle, sinceramente. Sui taxi l'incremento va centesimo per centesimo, questo è diverso rispetto per esempio a Shenyang. E tra l'altro, appena tu arrivi, devi aggiungere sempre 1 yuan in più di tassa, non so perché. Fa un freddo qua che è allucinante, cioè meno 7 gradi ma sembrano i meno 25 a Shenyang. Hello. Wo想去那个，呃，这有山。 香肠，红旗街只有啥是吧？对啊，没错，谢谢啊。你这汉语说的挺好啊。没有你的好，老铁。会说东北话呀？对头。咋的了？哎呀，东北话说的挺好嘛。对，老外说东北话。 Allora, sono salito su un taxi perché fa veramente freddo. Fa veramente freddo, i miei occhiali lo testimoniano. Ok, allora sono in una zona più centrale. Come potete vedere, qua c'è un centro commerciale che si chiama Jiaoshan, che vuol dire qui c'è una montagna. Loro l'hanno tradotto con The Hill, quindi la collina. Ma qui spesso le traduzioni vengono fatte un po' a casaccio. Particolarità cinese, come sempre, grattacieli, palazzi molto alti, centri commerciali molto belli, ma sempre roba tipica per strada, e questo è veramente quello che apprezzi di più qua in Cina. Tra l'altro sto avendo una sensazione, ovvero che qua a Changchun sono meno, come dire, sono meno con la puzza sotto il naso, sono un po' più, questo mi piace, sì, ti guardano di meno. A Shenyang sono tutti fighetti, tutte fighette sono. Qua invece, qua abbiamo Wanda, che è una delle catene di centri commerciali più famose in Cina, Wanda Plaza. Adesso vi faccio vedere com'è il bagno pubblico in una zona trafficata in Cina. Gongonzo suo toilet. E sono tutti così, sono tutti così. Anche a Shenyang, se venite in una zona, per esempio dove abito io, con il top, andate nel bagno pubblico ed è immacolato.
è pulitissimo. Questa è una cosa scioccante, veramente. Ora mi dispiace inquadrarlo, ma da notare che questo mendicante ha il codice WeChat sul petto, il QR code, per essere pagato. Ovviamente non può mancare Starbucks. Qua c'è un Siabu Siabu, che è una hot pot particolare. È la prima hot pot che ho mangiato in Cina. Non ci vado pazzo oggi, anzi è molto mediocre secondo me, però quella prima volta fu emozionante, devo dire. Sì. Ok, adesso siamo al meno 1 di un centro commerciale e vediamo un po' cosa c'è qua dentro. In pratica questo qui è un distributore di mascherine gratuito, basta scansionare il QR code e ti dà una mascherina gratis, se arrivi senza mascherina. Qua in pratica si mangia. Ah, qui vendono le minchie di mare. E qua c'è pure un supermercato. Purtroppo, scusate per i capelli, molti stand sono chiusi per via del capuano cinese, perché molte persone sono in ferie. Okay, qui c'è anche un negozio di animali e ci sono un sacco di gatti. Questo dorme beato. Ora mangiamo bian ban mian. Thank you.
Cioè che la bula. Sì, 可以, 可以. Ok, la cosa incredibile è che ho pagato 11 yuan, quindi circa 1,50 euro, e questa è la porzione per una sola persona. È un connubio di sapori fantastico, ragazzi. Guardate qua. Guardate qua, chef Ruffi. Ciao, ciao. Levando il fatto che anche in Cina, qualcuno direbbe purtroppo, ci sono dei vini cinesi, ok? Il Great Wall è quello più famoso. Chi ha mai visto il freschello? Questo è il reparto del pesce, o tutti i pesci. Una cosa simpatica è che tutti i taxi sono della Volkswagen qua. Quasi tutti sono delle Volkswagen Jetta. Macchina che non esiste in Europa, destinata solo al mercato cinese.
Ok, sono uscito adesso, ho perso la cognizione del tempo perché adesso siamo nel crepuscolo. Mi sono un po' spaventato di questo. Adesso vado in un posto molto caratteristico. Vi saluto adesso, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace, condividete e commentate. Ciao! E buono, ma老公。